Ciao Roberta, ma che è successo qui dentro? Stiamo rifacendo le parati. E dove sono tutti i macchinari? In assistenza. E come faccio io a fare il video senza i macchinari? Che ne so io. Eppure senza il gemello. Cioè, da non ti stressare che poi ti vengono le rughe. Voglio morire. Voglio morire. Il circuito che vedremo oggi serve per aumentare la resistenza di tutto il corpo. Per prima cosa fate un po' di riscaldamento con una corsa sul tapis roulant. Assistenza. Ah già. La ciclette. Assistenza. E che palle? Lo step. Non sa. Il wave. Non sa. L'ellittica. Non sa. E minchia. Parla bene che ci stanno i bambini, eh. Perdinci baccolina. Facciamo 3 minuti di jumping jack che non necessita di attrezzature. Sa anche meno, eh. Taci! Esercizio semplicissimo. State in piedi con le braccia lungo il corpo. Saltate e contemporaneamente aprite le gambe e portate le braccia sopra la testa. Eccitante. E non rompere. Ora prendete un cavo elastico, sarà il nostro attrezzo per questo circuito. Se non trovate quelli con le maniglie, potete anche usare questi che possono essere agganciati per crearne uno più lungo, regolabile in base alla vostra altezza. Fermate l'elastico con i piedi, braccia lungo il corpo e poi flettetele per lavorare i bicipiti. Nella stessa posizione facciamo gli squat che servono per gambe e glutei. Piegate le braccia mantenendole in questa posizione. Poi fate gli squat normalmente tenendo presente che il cavo deve essere regolato in modo da essere teso anche quando vi piegate. Dopo fermate un lato del cavo con un piede, afferrate l'altra estremità con entrambe le mani e stendete le braccia in diagonale ruotando il busto. Poi ripetete dall'altro lato in modo da lavorare tutti gli addominali. Mettete il cavo sotto al tallone, prendete le maniglie da dietro la schiena e stendete le braccia verso l'alto per tonificare le spalle. Poi tenete fermo il cavo con entrambi i piedi. Piegatevi e stendete le braccia all'indietro per lavorare sui tricipiti. Infine incrociate l'elastico davanti, braccia tese verso il basso e sollevate le mani fino al petto tenendo il gomito verso l'alto. A questo punto riposatevi per un minuto e ripetete per altre 2 volte il circuito senza pause tra un esercizio e l'altro. Se volete aumentare la difficoltà provate ad eseguire gli esercizi in punta di piedi cercando di rimanere in equilibrio. Se invece volete aumentare lo sforzo provate ad usare 2 cavi elastici insieme. Ma quindi quello serve per fare gli esercizi? Eh sì, ovvio. E vabbè, se finito dai che devo stendere anche i tanga, cioè c'è la colpa in maternità, non c'è se già abbastanza figli quella. Cioè non ho mai sentito parlare del preservativo. Versate 250 ml di yogurt greco in una grande scodella. Aggiungete 3 cucchiai di miele e mescolate. Frullate 340 g di arachidi tostate fino ad ottenere il burro. Versatelo nello yogurt e mescolate bene. Unite 450 g di fiocchi d'avena e impastate con le mani fino ad ottenere un composto molto sodo. Schiacciatelo su una teglia ricoperta di carta forno, lasciate raffreddare in frigo per almeno 2 ore e tagliatelo a pezzetti piccoli per avere delle barrette energetiche ideali per la prima colazione. Conservatele sempre in frigo. Cotto Express, oddio, impastato Express, io sverginato. Senti, direi che per questa settimana la finiamo qui. Sono sfrenato. Non è che avessimo altra scelta. Questo lo dici tu. Vabbè, ci rivediamo qui alla Fita Express di via Andrea Torre 17 a Milano. Sì, certo. Non ricordi che siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Beh, direi che dopo 6 mesi me lo ricordo come, no? Dai. Se non devi fare quella cosa dove dici che devono iscriversi al canale e lasciarti il pollice in su. Ma non ce n'è bisogno, lo stanno vedendo scritto qui sotto. Vabbè, no, allora ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo video. La smetti di dire la mia battuta finale! Ma sti cazzi. Ma perché io non ho deciso di fare la carriera del lottatore di sumo, eh? Perché? Perché?